Il ruolo dell'avvocato, il ruolo della legalità, come contrastare tutte le minacce. Sicuramente è una battaglia importante questa. Abbiamo visto durante il mio intervento che sono stati citati dei numeri. 450 miliardi di dollari persi per falle nella sicurezza informatica. Ovviamente l'ambito della sicurezza informatica non si restringe solo al campo aziendale. Vediamo che la sicurezza informatica è fondamentale anche nella gestione della vita privata, nell'utilizzo dei social. Grazie alla sicurezza informatica si potrebbero evitare tutta una serie di spiacevoli inconvenienti che sono sia legati alla perdita di dati, sia legati anche alla violazione della privacy. Qualsiasi tipo di innovazione oggi, essendo un'innovazione che viaggia in internet, che è distribuita, che è globalizzata, necessita di una tutela forte che è data proprio dal perimetro di cybersicurezza. E anche noi legali abbiamo il compito di contribuire alla divulgazione di questa necessità, perché molte volte purtroppo la cybersicurezza non viene presa in considerazione come si dovrebbe. In un mondo sempre più tecnologico, anche dovuto a quelle che sono le implicazioni pandemiche, la cyber security è un qualcosa che entra ancora più nel vivo della vita degli individui, non solo aziendale. Beh, sicuramente lì più che solo la cyber security è lo scambio di informazioni in tempo reale. Abbiamo necessità, soprattutto in questo momento di pandemia, di comunicare in maniera rapida, di conoscere determinate situazioni in maniera rapida, e ovviamente questa diffusione di informazioni necessita di una tutela che è data proprio dalla cybersicurezza.